C'è una data e un punto geografico preciso in cui tutto ha avuto inizio. Il 27 maggio 1910 a Cascina Malpensa, luogo del sogno dell'uomo per la conquista del cielo, spiccò il volo il K1 di Gianni Caproni. Proprio in quell'istante la storia dell'aviazione italiana ebbe inizio. Una storia che ora il Masterplan 2035 vuole cancellare. Il progetto di espansione dell'aeroporto prevede la demolizione di Cascina Malpensa per consentire l'ampliamento del piazzale. Una scelta a cui i 9 sindaci dell'intorno aeroportuale si oppongono, come scritto nero su bianco nel documento del CUV inviato al ministro per la transizione ecologica. Sono contrari all'espansione della Cargo City, all'aumento dei voli notturni, alla realizzazione della Airport City di fronte al T1, ma anche alla demolizione di Cascina Malpensa. Anche nelle osservazioni che come sindaci del CUV, quindi dei 9 comuni dell'intorno aeroportuale, abbiamo inviato al ministero e anche ad altri enti, e abbiamo espresso la nostra contrarietà all'abbattimento anche parziale di Cascina Malpensa. Da lì passa la storia del nostro territorio e la storia dell'aviazione italiana. Noi crediamo che sia importante mantenere saldi le radici e le tradizioni del nostro territorio. Quindi abbiamo suggerito che se c'è da ampliare le attività aeroportuali lo si faccia da altre parti. Per noi, non solo per Somma, ma per tutti, quella è una porzione di territorio assolutamente da preservare. Non si cancella la storia. Abbandonata la coltivazione del cotone, una malpensata per gli abitanti della zona, nel 1910 la Cascina Malpensa era una località sperduta nella brughiera. Per Gianni Caproni fu il luogo perfetto dove far decollare il primo aereo sul territorio italiano. Un luogo altamente simbolico, oggi un rudere abbandonato che presto potrebbe non esistere più. La Cascina Malpensa entra nella storia e non è più solo nella memoria delle 24 famiglie che abitavano alla Cascina Malpensa a partire dall'aprile del 1910, perché il 5 aprile 1910 il demanio militare consente ai fratelli Caproni di costruire l'hangar come lo vedete qui simulato a Volandia. Riuscirono finalmente avendo il famoso decollo ai comandi di Tabacchi, il primo volo che entra nella storia, ed entra nella storia anche la Cascina Malpensa perché è il primo volo di un aereo costruito e progettato in Italia. La storia si ripete. Già 10 anni fa la proposta di demolire Cascina Malpensa, inserita nella prima bozza di Masterplan poi ritirata, venne respinta all'unanimità dal Consiglio Comunale di Somma Lombardo. Noi scrivevamo: tra le mancanze del quadro conoscitivo del Masterplan vi è l'indifferenza nel riconoscere il diritto dell'esiste, della memoria storica architettonica dei luoghi che non può essere valutata in termini economici ma morali. L'indifferenza del soggetto proponente all'ambiente storico e culturale di questo nostro territorio è grave e dimostra che non vi è stata analisi tra le forme del passato e quelle della modernità, tra la conservazione e il mutamento dei luoghi, perché il suo vero obiettivo, più che realizzare una grande infrastruttura trasportistica, è un grande progetto immobiliare. Chiudo con uno scritto di Kant, perché mi sembra importante. Tutto ha un prezzo o una dignità. Ciò che ha un prezzo può essere sostituito da qualcosa d'altro a quel prezzo. Al contrario, ciò che è superiore a quel prezzo e che non ammette equivalenti è ciò che ha dignità. La Cascina Malpensa ha dignità.